Io volevo chiamare intanto la professoressa Milena Vecchi e la professoressa Caterina Raniti che stanno arrivando. Allora che facciamo? Partiamo col filmato subito? Allora, buonasera a tutti naturalmente, io sono Franco Arciriaco, editore, però questa sera sono qui come giornalista e come immodestamente, immeritatamente, perché sicuramente ci sarebbero tante persone, tanti compagni sicuramente più preparati e più bravi di me che avrebbero potuto farlo, però mi hanno chiamato, io ho risposto bello e quindi come un po' testimone voglio dire dei tempi, perché almeno dal punto di vista anagrafico, se non dal punto di vista della preparazione, ma dal punto di vista anagrafico sicuramente c'ho le carte in regola per poter dire che sono un testimone di quel tempo. Allora noi abbiamo pensato, visto e considerato che comunque la maggior parte dei presenti sono dei giovani che sicuramente non hanno molta contezza dell'argomento che noi stasera affronteremo, abbiamo pensato di partire con un filmato nel quale Henry De Luca appunto tratteggia un attimo la figura. Ecco, prego, buonasera. Buonasera direttrice. Mi chiedo scusa ma ero impegnata di là. Allora vuol fare lei un breve saluto prima che partiamo col filmato? Ringraziamo tutti i presenti un attimino, grazie a tutti di essere intervenuti, è già presentato credo è già stato detto tutto forse. Siamo fortunati oggi di avere qui questa grande persona che è riuscita a tradurre poesia tutto quello che è stato il suo travaglio personale e vedremo come riuscirà a interagire con gli studenti e con tutti i presenti e credo che sia quello il risultato che noi ci aspettiamo, non tanto la presentazione dei disegni fatti dall'artista o Marco Perrone o comunque delle poesie di quello che sarà proiettato sicuramente. Ne faremo tesoro, però è importante il momento finale del dibattito, credo, dove i ragazzi interverranno e avranno modo di confrontarsi. Auguro a tutti quanti un buon lavoro e niente, devo allontanarmi purtroppo perché ho degli impegni istituzionali. Lascio la parola al signor Arcidiaco e presento le due professoresse, la professoressa Vecchi e la professoressa Raniti, che invito a venire al tavolo e le quali faranno una breve presentazione. Rappresentano appunto qui l'Accademia e credo presenteranno anche dei lavori dei ragazzi che recideranno delle poesie, giusto? Sì, benissimo. E niente, vi auguro buon lavoro. Grazie. Do la parola al signor Cigliano. Grazie direttrice. Allora, come dicevamo prima, avevo già salutato la professoressa Milena Vecchi, saluto la professoressa Caterina Raniti che si sta sedendo e iniziamo subito con questo filmato di Henry De Luca. Salute, è diventato poeta in carcere. Dentro quella scuola del carcere che non era nessuna scuola istituita dal carcere, ma che si era riuscita a formare dentro quel carcere. Intanto perché la generazione rivoluzionaria di cui ho fatto parte anche io è stata la più incarcerata per motivi politici della storia d'Italia. Più di quella del fascismo, è stata più a lungo, ci sono pene che ancora proseguono, sono ancora pene in corso e lavori in corso, lavori penali in corso. Dunque è stata di gran lunga la più incarcerata e quando è entrata in massa dentro le prigioni di allora ha portato i libri. E non c'erano le biblioteche, non esistevano, non si dava, non c'era mancata la televisione, ma non c'erano le biblioteche, non c'era niente, ha portato i libri. I libri sono stati un mezzo di evasione di massa, il mezzo più potente di evasione di massa. Ci sono due momenti in cui un prigioniero non sta in prigione, quando dorme e quando legge un libro, quando quelle pagine stanno davanti al suo naso e fanno scomparire muri e rumori intorno.
che sfondano il soffitto se sta sdraiato e lo sta leggendo puntandolo contro il soffitto quel libro. Dunque, Dante è diventato poeta lì dentro, per contagio, con i rivoluzionari, ma lui era già un politico, lui era già un giovane comunista del dopoguerra. E lì ha trovato questa massa di suoi coetanei, di giovani coetanei, anche un po' più giovani di lui, che irrompevano là dentro e cambiavano i connotati di quei carceri. Intanto perché erano contagiosi, si portavano dietro il proletariato detenuto, lo riconoscevano come tale, come compagno di lotta, lo associavano, lo mobilitavano, sono scoppiate le rivolte carcerarie. Le rivolte carcerarie, uno si immagina che le rivolte carcerarie sono fatte per andare per scappare tutti quanti, no? Per precipitarsi verso l'uscita, no, quelle si chiamano evasioni che vanno pensate e studiate bene, insomma, e qualche volta riescono pure, ma invece le rivolte carcerarie salivano sul tetto, prendevano la via apposta, come fanno i giapponesi durante il terremoto. Noi scendiamo per il corso delle scale quando c'è il terremoto, i giapponesi salgono sul tetto. Perché quello è il posto più sicuro. In quel caso, insomma, del terremoto politico di una rivolta carceraria, il tetto era il megafono per gridare intorno alla città, alla gente intorno, quello che stava succedendo, per chiedere, per domandare, per far sapere. Dunque, alla fine, tutto quel movimento rivoluzionario ha prodotto delle riforme. La riforma carceraria è stata prodotta dalle rivolte carcerarie. Anche la riforma dell'esercito è stata prodotta, la riforma del servizio di leva è stata prodotta dal fatto che i militanti rivoluzionari andavano dentro il servizio di leva e lo cambiavano, e lo trasformavano, e lo ottenevano delle grandi, importanti migliorie. Un effetto secondario, insomma, di quel movimento rivoluzionario è stato che ha prodotto riforme. Da noi questo paese è un paese riformista del pizzero, insomma, se non lo chiudi per la cravattina, insomma, lo agiti forte, lo sbatti contro il muro, non riforma un accidente. E così le rivolte carcerarie, che hanno fatto pagare caro ai loro esponenti, a quelli che si sono battuti in prima forza, in prima linea come Sante, però quelle rivolte hanno aperto la via della riforma carceraria, hanno aperto la via di uscita dal carcere per molti di loro, quelle e i libri. Ecco che qui stasera noi abbiamo un poeta, non uno che ha scritto delle poesie che ci piacciono, un poeta è anche uno che scrive delle poesie che non ci piacciono, ma che non possiamo fare a meno di riconoscere che sono accidenti poesie. Riprendiamo il discorso. Sante Lodarnicola. Intanto allora vi dico subito che per uno come me, come tanti dei presenti in questa stanza, che hanno vissuto comunque in quel periodo, eravamo già abbastanza diciamo maturi per poter dire che abbiamo vissuto quel periodo in modo abbastanza consapevole, anche se poi alla fine abbiamo preso tante strade diverse l'uno dall'altro, perché quella che è stata sempre la grande capacità del movimento della sinistra e del movimento comunista in particolare è stato quello di distruggersi da solo, perché siccome eravamo così bravi che nessuno ci poteva distruggere, allora noi ci distruggevamo da soli e alla fine ci siamo ridotti come ci siamo ridotti. Per cui alla fine, voglio dire, avevamo tante posizioni, nascevamo comunque tutti dalla grande casa madre che era il Partito Comunista Italiano, infatti anche la storia di Sante comunque nasce all'interno del Partito Comunista, ma poi alla fine le posizioni furono le più variegate, le più diverse, e c'è stato chi ha preso altre strade, ha avuto il coraggio di prendere altre strade, perché io non dico che quelli che siamo rimasti nel PC come me, che io sono ancora oggi nel PC, il PC che se n'è andato, ma io se n'è andato da me, ma io comunque sono rimasto, ma io non dico che quelli che siamo rimasti nel PC
magari avevamo ragione, chi invece ha preso attestato aveva torto. Io posso anche dire con la massima onestà che molto probabilmente io sono rimasto nel PC perché non avevo il coraggio, non avevo la forza fisica, non avevo la struttura mentale, non avevo tante altre cose che magari mi potevano portare a scegliere la strada che hanno scelto altri compagni. E allora noi avevamo usato un termine anche abbastanza ipocrita per definirli, li chiamavamo all'interno del PC, li chiamavamo i compagni che sbagliano, no? Poi qualcuno disse che loro erano, facevano parte comunque dell'album di famiglia del Partito Comunista, quindi sono state tutta una serie di discussioni, però comunque sono tutte delle ferite che sono rimaste nella nostra carne, che sono rimaste nella carne di chi ha militato e continua a militare ancora oggi comunque nel movimento comunista. Io poi finisco subito di fare questo pistolotto iniziale, ma penso che sia giusto farlo anche perché ci sono dei giovani che comunque non hanno vissuto quel periodo e quindi è bene che sappiano che anche se le posizioni possono essere le più diverse, comunque nascevano e nascono comunque da una matrice comune. Io questo lo rivendico a chiara voce, non permetto che nessuno me lo contesti, perché comunque mi ritengo far parte di questa grande famiglia. Io quello che dico solamente è che secondo me noi, il movimento comunista in Italia comunque ha prodotto e ha prodotto tanto e avrebbe potuto produrre ancora di più. Allora me la cavo con una battuta dicendo che molto probabilmente noi abbiamo fatto un gravissimo errore di chiamare comunismo il nostro comunismo. Se noi l'avessimo chiamato Giovanni, molto probabilmente sarebbe andato in modo diverso. Molto probabilmente era il nome che faceva paura. E voi vedete che oggi, ancora oggi, voglio dire, stanno succedendo delle cose, per esempio parliamo ora della posizione della Crimea, quello sta succedendo nella Russia con la Crimea, e dove ci sono praticamente delle posizioni all'interno di quel paese dove si stanno tollerando tantissime di quelle cose, un personaggio come Putin, che se solamente all'epoca dell'Unione Sovietica, se solamente da parte di Brezhnev, per esempio, per dire quello che era il leader, diciamo, più vicino a noi, avesse fatto la millesima parte di quello che ha fatto Putin, no, ci sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Oggi invece, siccome Putin comunque non è comunista, non è più pericoloso come erano allora i tempi dell'Unione Sovietica. Questo per dire che in realtà la divisione comunque è sempre quella tra capitalismo e comunismo ed anticapitalismo, e su tutto quello si gioca la partita. Purtroppo oggi il capitalismo ha trionfato e quindi noi siamo qui praticamente a parlare di quello che è stato il nostro passato, di quelli che sono stati i nostri errori, e a cercare di cucire le nostre ferite che comunque non si cuciranno mai. Allora, Sant'Elmo da Nicola comunque è un vissuto che proviene in ogni caso politicamente dal Partito Comunista. Ma chi era? Lui era un figlio di contadini che è arrivato al nord per una serie di vicissitudini familiari che non vi starò qui a spiegare, è arrivato al nord con la sua classica valigia di cartone e si è trovato subito a inserirsi nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro, come poteva essere quello di un giovane emigrante che arrivava a Torino, dove già c'era comunque quella situazione che tutti sappiamo, no? Torino era la città nella quale si esponevano, per esempio, i cartelli "non si affittano le case meridionali", però lui è entrato comunque a vivere in un quartiere operaio, in un quartiere fortissimo dal punto di vista della presenza operaia e quindi anche della presenza politica del Partito Comunista, e lui lì all'interno si è formato, lì ha conosciuto poi gli altri compagni che sarebbero stati poi i suoi compagni di lotta in questa vicenda, appunto, che li portò poi a finire tragicamente la loro azione, e ha compiuto tutto quel percorso che comunque faceva parte in ogni caso di quello che sono state un po' la formazione politica di tutti quelli che eravamo all'interno del PC, compresa la diffusione dell'unità. Lui addirittura aveva avuto una medaglia per le sue capacità di diffondere l'unità, perché noi la domenica tutto era l'obbligo del buon militante del Partito Comunista quello di mettersi negli angoli delle strade aprendo il giornale del partito. Quindi per dire che lui aveva fatto tutto, aveva fatto il lavoro nelle sezioni. A un certo punto però si rese conto lui ed altri compagni che in realtà il PC non era per nulla disponibile, anzi non lo era per niente,
a portare avanti questo il processo diciamo di rivoluzionario fino al punto di arrivare alla presa del potere. Poco fa, parlando con una collega giornalista, Santo Natale Nicola dice noi lottavamo perché noi volevamo prendere il potere, noi volevamo fare la rivoluzione. Tutto questo all'interno del PC era chiaro che non era possibile, si era visto benissimo già dai comportamenti già di Togliatti, cioè c'era dalla parte del PC un atteggiamento, voglio dire, molto, che oggi si definirebbe istituzionale, ma che era comunque molto attento e secondo me, e già su questo so di comunque concentrerò su di me gli strali di molti dei presenti della mia età, comunque secondo me c'era dentro il PC la consapevolezza che in ogni caso non sarebbe mai considerato quello che era stato il risultato della seconda guerra mondiale, la divisione dei blocchi, la spartizione dei territori, non sarebbe stato mai comunque consentito al PC, all'Italia comunque, di entrare nell'orbita comunista, e di conseguenza l'atteggiamento del PC secondo me era giustificato da questo, tant'è vero che in Italia si scelsero poi altri tipi di punizioni e di lotte da parte degli americani, giusto per dire come stavano le cose, però non si arrivò al colpo di Stato dei colonnelli come invece avvenne in Grecia. Però quello che mi sento di dire pienamente è che se qualcuno di noi dovesse pensare, leggendo le vicende, le vicissitudini e la storia di Santo Natale Nicola, che ci troviamo di fronte a un personaggio che comunque operava in modo violento insieme ai suoi compagni, io vi devo dire che non vi deve scandalizzare, perché in quegli anni la vera violenza comunque veniva dalle istituzioni, veniva dallo Stato. Cioè noi abbiamo vissuto in un paese dove le piazze sono state insanguinate dalle istituzioni, e a me mi fanno ridere quando sento parlare di servizi segreti deviati. Qua non sono servizi segreti deviati, sono semplicemente i servizi segreti che facevano il loro mestiere. Tutto quello che avvenne nelle piazze, dalla strage di Piazza Fontana all'Italicus, alla strage della stazione di Bologna, alla strage di Brescia, e chissà quante ne sto dimenticando, erano tutte comunque delle operazioni che venivano fatte dalle istituzioni. E quindi il termine strage di Stato che venne usato e che veniva usato in quegli anni era assolutamente legittimo. Quindi qua non è che noi stiamo parlando di violenti che combattevano contro uno Stato, voglio dire, di angeli e di santi. Era semplicemente un modo che aveva la classe operaia di rivolgersi ad uno Stato che comunque si rivolgeva alla classe operaia con violenza. E violenza non era solamente quella delle bombe, ma era per esempio quella del lavoro in fabbrica, era della catena di montaggio. Oggi come oggi mi fanno ridere a me quando si sento parlare di difficoltà che ci può essere all'interno delle fabbriche, ma io vorrei che magari in qualche cineclub nelle nostre città si tirasse fuori un vecchio film di Ettore Scola che si chiamava Federico Torino, un viaggio nel Vietnam, che descriveva quelle che erano le condizioni all'interno della catena di montaggio della Fiat, per capire qual era veramente la violenza che veniva esercitata dalla classe padronale sulla classe operaia. Quindi Santo Natale Nicola e i suoi compagni a un certo punto decisero di dare una svolta e di mettere in pratica quello che era la loro idea e la loro voglia, appunto, di prendere il potere e di arrivare alla rivoluzione in Italia. Per fare tutto questo naturalmente era necessario raccogliere dei fondi, approvvigionarsi di denaro, e allora loro, facendo proprio le tecniche della guerriglia, devo dire che questi sono stati brevissimi, perché loro tutta la prima fase della loro azione furono capaci di portare a segno delle rapine, che tra l'altro senza spargimento di sangue, ma che addirittura erano fatte con una precisione tale che hanno messo in grosse difficoltà le forze dell'ordine, in grossi imbarazzo. Ci furono trasferimenti di questori, di prefetti, di commissari, perché nessuno riusciva a metter loro le mani addosso, perché riuscivano a lavorare veramente con molta attenzione. Fin quando arrivò però quel tragico 25 settembre del 67, quando ci fu
ci fu l'ultima rapina, dove invece ci furono dei morti e dei feriti, e dove loro fu posta fine a questa loro azione, a questa loro, diciamo, serie di azioni, e si ritrovarono accerchiati dalla polizia in un casolare, lui e il capo della banda, che era Pietro Cavallero. Io sto andando naturalmente a stringere un po', perché se no solamente per parlare della storia di Sante dovremmo stare qui una settimana di fila, quindi sto cercando solamente di introdurre, anche perché vorrei che parlasse il più possibile lui, parlassero le immagini, parlassero le cose che abbiamo comunque da leggere. Comunque, io, per arrivare al succo della vicenda, grande fu la disillusione di Sante e Notar Nicola proprio negli ultimi tragici momenti in cui loro stavano per finire nelle mani delle forze dell'ordine, quando Sante si rese conto che in realtà quello che veramente aveva più creduto di tutti, aveva più creduto in questo, era proprio lui, perché Pietro Cavallero, proprio in quei concitati momenti, gli rivelò quello che già lui aveva cominciato a sospettare, cioè che tutti quei fondi che loro avevano raccolto e messo da parte, che poi sarebbero dovuti servire appunto a comprare le armi e a portare avanti il processo rivoluzionario, in realtà erano stati, anche se in parte, anche forse per motivi comunque, voglio dire, funzionali allo stesso proseguimento della lotta, però alla fine in realtà questo famoso tesoro che doveva essere messo da parte, doveva servire a questo, era già stato in parte, voglio dire, come dire, depauperato, cioè sprecato, insomma. E questa è la fase appunto concitata, l'ultimo momento appunto nel quale lui e Pietro Cavallero hanno avuto questa conversazione, e si arriva poi al loro arresto, e poi inizia la seconda fase della vita. La seconda fase della vita di Sante Notar Nicola, il quale naturalmente è un buon rivoluzionario, nelle prime fasi delle sue anni di carcere lui comincia a immaginare comunque a qualche tentativo di evasione, che naturalmente non va a finire bene, ma non va a finire bene perché anche lì poi c'è un'altra disillusione, lui lo dice in una poesia molto bella. La disillusione proviene dal fatto che si rende conto che poi questa evasione fallisce non tanto per la bravura di chi doveva controllarli, ma quanto perché all'interno del gruppo che doveva appunto evadere c'erano stati solidi delatori, e quindi altre disillusioni anche da questo punto di vista. Però qua inizia la vera fase politica, il vero percorso politico in concreto di Sante Notar Nicola. Sante Notar Nicola comincia a lavorare nel carcere. Sante Notar Nicola comincia ad agire all'interno delle carceri creando soprattutto, cercando di seminare consapevolezze, perché la sua convinzione era che la maggior parte dei detenuti, che il termine detenuto comune alla fine fosse semplicemente un termine vuoto. Per lui i detenuti, la maggior parte dei detenuti che erano nelle carceri in quegli anni erano detenuti politici, anche se magari erano andati a finire in prigione per motivi comunque che oggi definiremmo di delinquenza comune, e quindi allora per lui era importante la consapevolezza. E quindi il suo lavoro è stato all'interno delle carceri ed ha fatto, secondo me, tantissimo per migliorare le condizioni dei carcerati all'interno delle prigioni italiane. Ancora oggi si parla di condizioni tremende all'interno delle carceri, però se andiamo a vedere quelle che erano le condizioni all'interno delle carceri negli anni 70, secondo me quelli di oggi sembrano più o meno dei grand hotel, detto tra virgolette, perché ci sono le condizioni pazzesche ancora oggi, però immaginate cosa poteva essere allora, soprattutto il discorso dei pestaggi, proprio di questo modo veramente selvaggio che avevano le guardie carcerarie di trattare i detenuti. Oggi purtroppo le condizioni sono tali che addirittura i detenuti si suicidano, però voglio dire, ma lì c'era secondo me una cosa che veramente c'era pochissima speranza. Se non ci fosse stato un personaggio come lui, secondo me sarebbe stata veramente molto molto peggio. Tra l'altro, secondo me, in questo io a questa considerazione ci sono arrivato, però vorrei che tu me lo confermassi, il sistema carcerario, il potere che comunque guidava il sistema carcerario, commise un errore fatale, perché pensando di punire Sante, loro lo sottoponevano a continui trasferimenti. Lui si è passato praticamente tutti i penitenziari della penisola, però alla fine poi lui non faceva altro che agevolare il suo lavoro, perché lui spostava la sua azione, il suo pensiero in tutte le carceri d'Italia, quindi pensando di punirlo alla fine forse lo hanno aiutato in questo lavoro.
E questo lavoro che è stato, ripeto, fondamentale, perché Santi era uno che comunque studiava, leggeva, riusciva a mantenere un forte rapporto con il movimento esterno e quindi con tutto il gruppo delle, diciamo, che all'epoca veniva definito in questo parlamentare, e quindi con i giornali, col manifesto, con Lotta Continua, riusciva a mantenere stretti questi rapporti, riusciva a dialogare ed era temuto comunque dai direttori delle carceri, per cui alla fine, insomma, il suo lavoro politico è stato veramente notevole, importante e fondamentale. Io a questo punto mi fermerei qui, perché ora non so in base alla scaletta cosa vogliamo fare. Non abbiamo scalette, quindi volevo semplicemente dire una cosa sola, se Santo quello permette, che riguarda comunque questo libro. Allora, qui viene fuori ora l'editore, perché io comunque non posso nascondere il fatto di essere un editore. Questo libro fa parte di una collana meravigliosa, che si chiamava Collana Franchi Narratori, di quando la Feltrinelli era la Feltrinelli di quel Gian Giacomo Feltrinelli, che poi avrebbe fatto una fine anche lui piuttosto tragica, il 14 marzo del 72, come molti sanno, Gian Giacomo Feltrinelli morì in una, probabilmente la storia ufficiale dice che stava preparando un attentato in un traliccio, io francamente non stento a credere che questo potesse essere avvenuto, però siccome, voglio dire, in quegli anni ne succedevano di tutti i colori, può essere pure che qualcuno abbia agito in modo che l'attentato non andasse bene e che quindi Gian Giacomo Feltrinelli morisse. Comunque, se è stato un incidente, se è stato diciamo un assassino, in ogni caso Gian Giacomo Feltrinelli era uno che comunque lavorava ed agiva con coerenza. Questa collana, che si chiamava I Franchi Narratori, era una collana nella quale venivano raccolti dei testi irregolari, nel senso che venivano pubblicati comunque dei testi di persone che non erano degli autori professionisti, e che era veramente un modo di fare editoria, un modo militante, si può dire che Giacomo Feltrinelli fosse, sia stato il primo e dico unico, perché non posso dire insomma che ce n'è ancora qualcuno, perché poi magari diceva ti vuoi mettere quello di là in mezzo, comunque un editore militante, un editore che comunque pubblicava in ogni caso le cose che gli piacevano e le cose che comunque riteneva funzionali alla sua battaglia e alla sua lotta. Se immaginate che cosa è successo oggi e che cosa è diventato oggi da Feltrinelli a causa e per opera dei suoi avidi successori, che sarebbero la moglie e il figlio, immaginate, entrate oggi in una Feltrinelli e stentate a capire che si vendono libri. La Feltrinelli oggi discrimina i piccoli editori e gli editori indipendenti, noi non riusciamo ad entrare nei libri di Feltrinelli, e la Feltrinelli soprattutto hanno chiuso quei meravigliosi reparti che erano riservati alle riviste indipendenti, perché se voi volevate comprare una rivista indipendente, le riviste rivoluzionarie italiane passavano tutte all'interno delle librerie Feltrinelli, oggi le Feltrinelli hanno chiuso fino anche quelle parti, quindi oggi Gian Giacomo Feltrinelli si starà rivoltando nella tomba, e io, se mi permettete, questa serata, oltre che a Santa Nota Nicola, la voglio dedicare anche a Gian Giacomo Feltrinelli. Io per quanto mi riguarda ora mi fermo qui e passo subito la parola a Santa Nota Nicola.